Ciao ragazze, bentornati in questo nuovo video. Scusate la views e scusate la chatteria, però come avrete letto in questo video vi insegnerò tutti i life hacks per sembrare più magre. Infatti scusate il mio outfit, è molto basico. Volevo farmi vedere tutto, ma non riesco perché dovrei comprare un cavalletto più alto. Però come vedete in questo video, mi si vedono i capezzoli, vi faccio vedere come nascondere tutto questo e sembrare molto più magri. Cioè, come vedete, la quarantena mi ha reso una donna incinta di 9 mesi. Però in questo video, appunto, vi dirò tutti i life hacks per sembrare molto, ma molto più magri. Allora, innanzitutto ci tengo a dire che non c'è niente di sbagliato ad essere grassi, però vi insegnerò come nascondere tutto questo e sentirvi più sicuri di voi stessi. Anche perché io ci tengo a dire una cosa: la personalità fa tutto e a molte persone gli piacciono la gente in carne. Scusate i capelli, non mi sono per niente sistemata, però appunto, come ho detto, a molte persone gli piace la gente in carne. Molte persone con la quale sono uscita gli piaceva toccare la mia pancia e quindi in questo video vi insegnerò alcuni trucchi, però vi voglio pure dire che cioè, life hacks, cosa divertente, c'è uno grasso dietro di me. Però appunto per dirvi che non c'è niente di sbagliato ad essere in carne. Però in questo video, capito, voglio farvi vedere nei modi per nascondere le nostre parti critiche. Però appunto non c'è niente di sbagliato ad essere in carne, come vi ho detto. E come vi dico sempre, scusate i casini, ma ve l'ho detto, il mio palazzo è un porto di mare. Però, come vi ho detto e come vi dico sempre, la personalità fa tutto. Ok, questa premessa lunghissima, ragazze, e adesso vi mostrerò tutti i life hacks per sembrare molto, molto più magre. Non so com'è in italiano life hacks, ma da che c'è, se non mi devo avvicinare. Però tutti i trucchi per sembrare molto più magra. Allora, punto 1, torno subito, ragazze. Punto 1, ve lo mostro qua, come ho detto, e questo life hack funzionano perché io sto dipendendo dal basso e non si dipende mai dal basso. Stavo dicendo, spero mi sentite perché vi ho detto il mio palazzo è un porto di mare. Diciamo, il punto primo sarebbe non dipendersi dal basso, però come vi ho detto io non ho un cavalletto, lo comprerò quando inizierò a guadagnare su YouTube. Così investo, però non ho un cavalletto, quindi mi sto riprendendo dal basso e sembro molto molto più grassa. Però il punto 1, non riprendersi dal basso. Il punto 2 è comprare giacche oversize. Come vi ho detto che a me mi coprono questa zona, che è la mia zona tra virgolette critica, che sembra una donna incinta. Cioè, da donna incinta a ragazza super magra e super sexy. Quindi il punto 1 è comprare cose oversize che ci nascondono questa zona qua. Come vedete, così sembro molto ma molto più magra. Vabbè che questa è tutta colorata ed ingrassa, però il punto 1 è comprare cose oversize. Oh my god, I'm too skinny. Cioè, la vedete già la differenza? Poi, nel senso, non si capisce bene perché non sono ripresa a figura intera, però vi giuro che la differenza c'è, no? Hi, I'm too skinny. Punto 2 è mettersi dei capelli lunghi perché appunto vi fanno sembrare più magri. Proviamo, perché diciamo è un po' impossibile mettersela in diretta, ragazze. Mettiamola alla bene peggio. Oh my god, cioè come vedete già 30 kg in meno. Ciao. Scusate che non è messa bene, ma non ci ho sbatti, quindi trucco 2, capelli lunghi, pettinati possibilmente, ma io non ho voglia. Hi girls, I'm too busy to be skinny. E consiglio numero 3, portare con voi sempre oggetti grossi. Questa è la mia tazza in cui io prendo il tè e come vedete mi fa sembrare molto ma molto più magra. Ciao, sì, sto solo bevendo il mio tè di Fifth Via per tenermi drenata. Sì, lo so, ho perso un botto di chili questi mesi, si vede. Quindi il trucco numero 3 è mettervi cose molto molto più grandi di voi. Comprate borse sempre più grandi di voi, così
Non fate caso come ho abbinato le cose, ragazze, perché sono cose di fortuna. Però capito. E se avete la panza, ve la mettete davanti. Ciao! E guardate come funziona tutto l'outfit. Sembra veramente... Non so se avete fatto la foto del prima, però sembra veramente molto molto più magra, no? Tipo, ah, ciao ragazze! Sì! Sto andando a lezione! Qua c'è il mio caffè, perché a me piace molto bere. Voi che seguite, cosa studiate alla Sapienza o a qualsiasi università? Filosofia? Sì. A me piace canto, soprattutto perché era un porcone e io ho sempre voluto fare un soffocone. Capito? Cioè, come parlate, sembrate veramente molto molto più magre, con oggetti più grandi di voi. L'ultimo consiglio che vi do è comprare scarpe grandi, perché appunto sembrerete molto molto più magre. Io adesso mi metto queste... Non potete vederlo, però vi faccio sembrare come... Vi faccio vedere come sembriamo più magre e più snelle. Ciao ragazze! Che poi veramente non so com'è in italiano, cioè sarebbe... Fat girl life hacks, però non so proprio come tradurlo in italiano, quindi fatemi sapere voi. Ok, ho messo le scarpe. Vedete come cambia tutto? Cioè, prima ero più grassa, adesso con le scarpe alte sono molto molto più magra. Non so se riesco a farvelo vedere. Oh, oddio, spero non si sia visto niente. Però appunto, molto molto più magra. Adesso vi faccio vedere il tutto completo. C'è una modella pronta per sfilare. Ciao ragazze! Sono andata a comprare pane e mortadella. Questo era il mio trucco su come sembrare molto molto più magre. Spero... Vi sia piaciuto, fatemi sapere se lo riusate. Ricapitolando, allora, punto 1 è comprare vestiti molto più larghi che ci nascondono i nostri punti critici, no? Come può essere questa cosa di jeans che a me mi nasconde la pancia, che poi con la quarantena è aumentata 100 volte e io spero che il caro Conte ci pagherà una lipo. Cioè a me non interessa di 600 euro di niente, voglio solo una liposuzione. E ricapitolando, punto 1, cose oversize che ci nascondono i nostri punti critici. Poi un po' dovete sempre posare, no? Camminate tipo così che sembrate molto molto più magre. Quindi capito, il trucco è posare vestiti più grandi. Trucco numero 2, tazze più grandi di noi così sembriamo più magre, che richiamano l'attenzione. 3, scarpe alte. Così sembriamo più slanciate e abbiamo le gambe da gazzella. Punto 4, capelli lunghi che ci dimagriscono il viso. Hola papito, no hablo español. Andale, andale. E punto 5, borse più grandi di noi che ci fanno sembrare magre. Questa era della palestra che... aneddoto divertente che vi racconto solo a voi. Praticamente io mi sono iscritta un anno, cioè feci l'abbonamento annuale per avere quella borsa e poi in palestra ci sono andato solo una volta. Quindi niente ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto, fatemi sapere se metterete in atto i miei consigli. Come vi ho detto, non c'è niente di sbagliato ad essere in carne, perché non è una cosa da sfigate, ma io ci chiedo veramente, ma è veramente il carattere che fa tanto, no? E niente, questo è un video che ho fatto per giocare. Un'altra cosa molto importante sono le angolazioni. Fatemi sapere se volete un video su come risultare gnocche e magre con delle angolazioni diverse. Madò, sto a 90 e sto sudando come una porca, però niente ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Io adesso vado in giro a fare la finta magra. Cioè, dai, guardate che magra. Stavo cadendo. Guardate che culo de mula. E niente ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Ciao, alla prossima, baci stellari. Fatemi fare l'immagine di copertina, ragazzi. Guarda com'è difficile stare a 90. Ciao principesse. Ragazzi, rieccomico.
la mappa di GTA perché io sono un gaming super top e super gnocca. Però un altro life hack che mi sono dimenticata è, per sembrare più magri, è mettersi degli occhiali molto molto più grandi di te. Oh my god, I'm too busy to be skinny. Cioè, vedete la differenza che sembro 10 kg in meno? E anche, diciamo, come vi ho detto, le angolazioni fanno tanto. Adesso ho l'angolazione dall'alto con la cosa di GTA dietro. Oh my god, too skinny. Oh, I love it. Quindi niente, spero che questo video vi sia piaciuto, vi risaluto. Questa è stata una piccola clip perché mi sono dimenticato questa parte iconica. Vedete, too fat. Oh my god, too skinny. E quindi niente, perché questo era un trucco che ci tenevo tanto a farvi sapere. Comprate occhiali grandi, così la vostra faccia sembrerà più piccola e più magra. E come ho detto, io spero che Conte ci pagherà la liposuzione dopo tutto questo, perché io sono una vacca. Non c'è niente di sbagliato ad essere una vacca. E niente, grazie per avermi seguito. Baci stellari.